offerente di servizi, questa cooperativa, perché di fatto questa società cooperativa presenta ben 5 progetti su 5 piazze del Bono. Poi alcune imprese che avevano a loro volta già presentato nel vecchio bando progetti su altre piazze fanno ricorso, e per cui il commissario si trova costretto in qualche maniera a annullare 4 dei progetti e rimane appunto in piedi solo questo Piazza degli Artisti. Altra cosa strana è che una cooperativa presenti 5 progetti in altrettante piazze del Pomero per un valore di circa 100 milioni. Noi siamo abituati ad altre cooperative, diciamo così, di cittadini, una cooperativa sociale che ha una possibilità di cifre così elevate ci stupisce, ecco, diciamo. Ci sono vari elementi, diciamo così, fuoco chiari. Ma che si qua, diciamo così, allora, a essere cattivi uno potrebbe pensare che c'è un disegno, noi non lo sappiamo, per questo appunto vorremmo avere altre informazioni dell'amministrazione e investire la magistratura di queste notizie perché indaghi.